50 anni fa qui a Venezia, in occasione della mostra del cinema, Pasolini presentava questo film, un film attorno al quale si sono scatenate anche tante polemiche, tante prese di posizione ideologiche. Noi abbiamo voluto questo convegno come espressione delle diverse posizioni che però si sono ritrovate innanzitutto nel giudizio della Chiesa di allora, attraverso la Fondazione dello Spettacolo, attraverso l'OCIC che premiò il film, attraverso posizioni che oggi giustamente l'Osservatorio Romano ha valorizzato. Siamo davanti a un'opera nella quale Pasolini compie uno sforzo enorme, quello di restituire la freschezza della parola del Vangelo attraverso l'interpretazione non di attori, dei tanti che vediamo qui a Venezia, ma di persone comuni, addirittura di poveri. Ecco, credo che questa provocazione qui, attorno alla quale abbiamo costruito il convegno, sia una provocazione che è stata accolta, valorizzata e approfondita. Una felice unione con la Fondazione dello Spettacolo, che non si è lasciata sfuggire l'occasione. In un anno in cui al Lido ritorna un film su Pasolini di Abel Ferrara, si ricorda mezzo secolo fa, quando il premio prestigiosissimo della critica cattolica andò a questo film, quindi ho l'onore di portare un mio intervento come Lucana Film Commission sul ruolo di Matera all'interno di questo straordinario film, il logo di Matera Capitale Europea della Cultura nel pannello della sala della Fondazione dello Spettacolo, insieme a relatori prestigiosissimi, per rilanciare la candidatura ma anche per promuovere questa straordinaria mostra che c'è a Matera a Palazzo Lanfranchi, e quindi un grande sforzo per poter significare in maniera molto forte che la Basilicata è terra di cinema, conosce la sua memoria e si lega al presente nel nome di un grande autore internazionale della storia del cinema. È significativo che Pasolini, dopo aver fatto il viaggio in Terra Santa, abbia scelto proprio Matera per girare il suo film. Allora, ha scelto Matera non semplicemente per contestare la povertà, ma per partire appunto dai poveri. Oggi Matera non è la Matera di ieri, forse grazie proprio anche a Pasolini. Noi contiamo di poter veramente celebrare il 2019 insieme a Matera con uno sguardo universale. Un film straordinario, naturalmente, che appartiene alla storia del cinema, che, come spesso succede, provocò un sacco di polemiche al momento della sua uscita e che oggi è considerato un capolavoro intoccabile da tutti, anche da quelli che all'epoca forse avevano storto un po' il naso. Pensiamo alla grande rivalutazione del film che è stata fatta dall'Osservatorio Romano pochi giorni fa, che sono davvero il segno di quanto, come dire, tutto quello che era effimero, no, dal punto di vista delle polemiche suscitate, dell'accoglienza che aveva forse più motivi, come spesso succede, ideologici che non concreti, reali, estetici e artistici, tutto questo è stato spazzato via per riconoscere la grandezza di questo film. Cosa rimane del film? Direi che mica tanto, la metà. Noi volevamo fare un film epico-lirico, rimane la lirica, l'epica non esiste più. Quelli che adesso vedono il film sono la gente religiosa, non di sinistra, e noi volevamo veramente restituire il Cristo al popolo. Non siamo riusciti, in questo senso la metà del film è un fallimento, ma l'altra metà, la lirica, rimane. Pasolini è rimasto, rimane, è uno dei pochissimi intellettuali che esportiamo, in una fase in cui non riusciamo più a esportare nessuno, continua a essere un punto di riferimento internazionale sul dibattito universale, no? Degli esseri umani, in questo caso di una ricerca potente che è su Cristo. E se pensiamo che oggi abbiamo un Papa
che è un gesuita e che cerca di muoversi come un Cristo su questa terra, allora vuol dire che rimangono le cose, che ci sono le cose, che le cose arrivano alla loro destinazione. E quindi credo che tra 50 anni saremo sempre alla caccia di un Cristo che riesca, come dire, a rappresentare gli umili, quelli che hanno bisogno più degli altri di essere rappresentati, e di un concetto di amore che è un amore cristiano, che è rimasto nei secoli, probabilmente rimarrà nei secoli. Un buon auspicio per Matera diventare capitale della cultura con, diciamo, in qualche modo l'idea, la visione e il nome di Pierpaolo Pasolini. Certamente, io penso che non è concepibile il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini senza Gerusalemme. La storia di Cristo non è concepibile senza Gerusalemme, e Gerusalemme è Matera. Gerusalemme sono i sassi. Gerusalemme è la città che una volta era la vergogna nazionale, che oggi è una meraviglia. In verità vi dico, Matera è la mia città. Sono cittadino di Matera. In verità vi dico, tutto ciò ricadrà su questa generazione. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte io ho voluto radunare insieme i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Lucana Film Commission presente per il secondo anno a Venezia. Il primo anno l'annuncio di un bando, il bando alla crisi, che darà l'avvio a nuove produzioni in Basilicata. Nel secondo anno, appunto, Pasolini e altri appuntamenti. Sì, ormai cominciamo ad essere di casa, i primi segnali sono molto importanti. Per rimanere nell'ambito del convegno, annunceremo lo sviluppo di questa sceneggiatura a cui stiamo lavorando con Mimmo Calopresti per un film su Cristo in chiave moderna, 50 anni di quel capolavoro. Sono stato folgorato dalla mostra che c'è di Pasolini a Matera, fatta dalla Film Commission, eccetera, che, come dire, dove c'è improvvisamente come una scoperta, no, di quel luogo, di quella regione, ma non solo di quello, ma di un mondo che era l'Italia di quel periodo lì, eccetera, che è diventata attualissima, no? Perché dentro c'è il discorso della povertà. Che cos'è la povertà? La dignità della povertà, per esempio, che è molto importante in Pasolini. Quindi l'idea, come dire, di provare a fare un film su questo, su un altro film che è stato fatto, dove dentro c'è una grande ricerca, una ricerca dell'assoluto, di Cristo, ed è incredibile che questa cosa qui passi poi attraverso un luogo che visto eterno come Matera, no? Quindi voglio dire, sono messi insieme una serie di cose importanti, Pasolini, Matera, Gesù Cristo, insomma, qualcosa di importante. Tutto anche passi in avanti delle produzioni finanziate dal bando. Ieri abbiamo incontrato il regista Martinelli, che ha presentato il progetto che avrà molta Basilicata sul film su Ustica. C'è grande interesse di investitori internazionali su questo film. Adesso, pochi minuti fa, ho appena incontrato il produttore di Michelangelo Frammartino. Posso dare una notizia interessante, che si deve molto anche all'opera di Giampiero Perri dell'APT, che ci supporta in tutte le iniziative, e al parco dell'ente lucano la videoinstallazione Alberi sarà messa in maniera permanente. Mi sembra un altro grande risultato della regione Basilicata per promuoversi sempre meglio con un cinema di qualità. Uno degli slogan della Film Commission della Basilicata è Basilicata terra di cinema. Ecco, volendo dare un messaggio alle giovani produzioni, ai giovani attori, a coloro che iniziano questa attività proprio in Basilicata, quale incoraggiamento si sente di voler dare? Io non sono in grado di incoraggiare, perché non sono una persona del cinema, non sono un professionista del film, ma potrei dire che l'incoraggiamento sarebbe fare tutto quello, o avvicinarsi tanto come sia possibile a Pierpaolo Pasolini e allontanarsi tanto come sia possibile da Mel Gibson, che ha fatto un film gore, un film quasi della pornografia del Cristo. Intanto si comincia a parlare di quel territorio, si comincia a vedere, comincia a esistere, che è importante, perché la Lucania sembra in questo paese una terra di nessuno, no? Sconosciuta e più. E il cinema è un modo per rivelarla,
il lavoro fatto dalla Film Commission va in quella direzione e quindi è un lavoro importante. Un cinema che, che diventa multicentrico e che non ha soltanto, come dire, l'unico punto di riferimento, come è stato per tantissimi anni con la capitale romana, è un cinema vivo, vitale, capace di moltiplicare e differenziarsi, ed è quello di cui credo abbiamo tutti bisogno. E poi Matera, candidata capitale della cultura per il 2019. Naturalmente faccio tutti i miei auguri alla città, perché se lo merita, il lavoro che sta facendo dal punto di vista culturale e promozionale è straordinario. Thank you.